All'interno del progetto nazionale Arte e Scienza, il 30 di ottobre la Biblioteca Manfrediana e il MIC ospiteranno una giornata dedicata alla relazione fra arte e scienza con proiezioni di video, conferenze e visite guidate. Arte e Scienza arriva anche a Faenza, un progetto nazionale. Di che cosa si tratta? È un progetto nazionale, quindi è un evento molto importante, quindi siamo anche molto contenti che una di queste rassegne si verifichi qui a Faenza. Sarà l'occasione per parlare del rapporto fra arte e scienza e quindi della tecnologia al servizio dell'arte e della conservazione dei beni culturali. È una manifestazione organizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale di Archeometria, con l'Istituto Nazionale di Nucleare Fisica Italiano, con l'Istituto Fermi, e avremo l'occasione di ascoltare importanti scienziati, in particolare il professor Franco Casali, che è un fisico nucleare e che con il suo team ha messo a punto una strumentazione di elevata risoluzione per l'esame delle opere artistiche. E una TAC sostanzialmente molto simile a quella che si utilizza per le indagini sulle persone, ma di grandi dimensioni questa volta, proprio per consentire di esaminare l'esterno e l'interno delle opere d'arte e quindi capire il loro stato di conservazione. Proprio grazie a queste indagini effettuate su uno dei due globi di Vincenzo Coronelli che la biblioteca conserva, il globo celeste, è stato possibile ricostruire il globo terrestre che era andato pressoché distrutto durante l'ultimo bombardamento del 1944. E dunque la giornata clou quale sarà e ovviamente con quali appuntamenti? La giornata clou sarà il 30. La mattina ospiteremo in biblioteca alcune relazioni dedicate soprattutto a Vincenzo Coronelli, ai suoi globi, alla ricostruzione del globo terrestre e a queste indagini diagnostiche effettuate attraverso la TAC. Il pomeriggio invece ci sposteremo al Museo Internazionale delle Ceramiche, dove parlerà il professor Chiari, che è stato conservatore al Getty Institute. Saranno possibili anche tre visite guidate rispettivamente alla Biblioteca Manfrediana, al Museo Internazionale delle Ceramiche e anche a Palazzo Milsetti, e concluderà la giornata un aperitivo alla Società Cattolica Torricelliana, che ha contribuito alla ricostruzione del globo terrestre.